primo focolaio di variante Omicron del Covid in Slovenia, 4 casi a Lubiana, confermati oggi dal primo ministro Janša, che hanno fatto alzare la soglia d'allarme anche in Friuli Venezia Giulia. Stiamo tenendo monitorate anche perché dobbiamo capire come si comporta la variante Omicron. Sicuramente, almeno dai primi dati, sembra più contagiosa. Dobbiamo vedere se comporta effettivamente una malattia più o meno grave e parlare con troppo anticipo rispetto alle evidenze scientifiche mi sembrerebbe sbagliato, quindi penso sia utile utilizzare cautela, continuare ovviamente il monitoraggio, il tracciamento e anche tutti i sequenziamenti che facciamo sia in regione che a livello nazionale. Casi però in Friuli Venezia Giulia non ci sono al momento? In questo momento non me ne sono stati segnalati, vediamo, insomma, noi andiamo avanti col sequenziamento, ne facciamo molti, vediamo se anche in Friuli Venezia Giulia, immagino che in prospettiva arriveranno anche in Friuli Venezia Giulia, insomma, pensare che Friuli Venezia Giulia sarà esente quando sono stati presi in Veneto e in molte altre regioni d'Italia mi sembrerebbe strano. Parole che fanno il paio con quelle del consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, che si attende una crescita forte dei casi di Omicron anche in Italia, mentre la variante diventerà in settimana prevalente in Danimarca e Regno Unito. Buone notizie invece dall'ultima ricerca in Sudafrica della Pfizer-BioNTech, secondo cui, nonostante una maggiore trasmissibilità, i vaccini offrono ancora protezione contro questa mutazione del virus. Tornando al Friuli Venezia Giulia, lo sguardo va alle feste di Natale e Capodanno, per cui il governo prospetta il mantenimento dell'obbligo della mascherina all'aperto, indipendentemente dalla situazione sanitaria. Beh, se parliamo, noi rimaniamo in zona gialla, allo stato attuale, ovviamente, come dico sempre, questa pandemia, questo virus ci ha abituato a brutte sorprese, però ci auguriamo, insomma, che vengano confermate le nostre previsioni, di continuare con la dovuta cautela, ma potendo far tutto. Il governatore poi ha sottolineato il buon andamento della campagna vaccinale, sia sulle prime dosi somministrate a chi si è convinto a vaccinarsi, che sulle terze dosi. Quanto ai recenti flop delle manifestazioni no Green Pass, il presidente rimane cauto. Sarà finita quando tutti si parteciperanno, quasi tutti, alla campagna vaccinale. Spero che tante persone abbiano capito della buona volontà delle istituzioni di proteggere i cittadini, non di metterli in difficoltà. E le scelte che sono state fatte sono state fatte e continuano ad essere fatte in quella direzione. Ovviamente con degli errori quotidiani che ci sono in una pandemia, nessuno pensa di essere perfetto, ma stiamo ragionando col buon senso per cercare di permettere di tenere aperte le attività, ma al contempo proteggere la salute dei cittadini.